In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Per me Parallelo la storia 42 su dell'arte è la Artribu. storia dell'arte, non è una storia specialistica. Se domani mi chiedessero di scrivere e fare un libro su Bosch, studio per 6 mesi Bosch, che ho già in parte, diciamo, studiato nella mia vita e guardato, mi preparo, cerco di essere professionalmente adeguato al compito. Poi, avendo una passione sviscerata, è la mia vita, distingo la mia vita dalla passione e l'amore per l'arte, Della novelle per vague me. italiana, cioè per esempio, lui ha montato I pugni in tasca di Bellocchio, no? Opera prima straordinaria, rivoluzionaria, e poi non so, nel suo primo film che si chiamava Il giardino delle delizie, lui aveva come operatore di macchina Storaro, per capirci, insomma. Quindi lui ha fatto qualcosa secondo me di straordinario, cioè lui ci ha fatto Achille vedere Guido Riva solo opere dice che prime. l'arte può avere una funzione riparatoria, nel senso che può conservare all'uomo utente il suo apparato psicosomatico, perciò deve misurarsi con il pubblico. Ci sono organizzazioni C'è una bella mostra a internazionali che. Fortebelvedere di Raddi Martino che struttura i suoi video, le sue imprese filmiche e video sulla narrazione cinematografica, sul recupero, diciamo, di una memoria collettiva che tutti noi abbiamo strutturato guardando film. E Certo. noi ormai guardiamo il mondo a volte attraverso non solo e più l'arte, come abbiamo fatto per secoli, ma ormai attraverso il cinema. Il cinema è un po' il nostro inconscio Quando collettivo, il preparo un nostro film, canale, no? di quelli che scrivo io, non su commissione, ma quando preparo uno dei miei film, vado a prepararli di solito visitando musei. È proprio. E quando faccio lezione ai miei studenti di cinema per spiegare alcune cose, per esempio, lo faccio su, non so, il Cristo morto del Mantegna, per riuscire a far capire il senso di L'altro tema un'inquadratura, no? importante che stanno affrontando i musei è diciamo, quello che io definisco lo stress da virtualità e da esperienza a distanza. Tutti ci Distanza. stanno, noi non ce ne rendiamo conto, ma ci stanno costringendo a decorporizzare la nostra esistenza. Noi perdiamo contatto con il nostro corpo, la nostra fisicità, la nostra complessità di esseri umani, che siamo fatti di anima e materia, anima e corpo. Di biologia si fa l'amore a Soprattutto. distanza, si mangia fra un po' a distanza, Cioè virtuale, cibi diventa virtuali, assoluto. non so, un processo di negazione della complessità umana. Quella generazione di cui parlava Paola si è battuta nei loro film, nelle loro poesie, nei loro testi letterari, nelle loro arti, su questo, sulla complessità biofisica, spirituale, psicologica Gibson dell'essere scriveva umano. Mona Lisa Cyberpunk, dove si appunto raffigurava un universo che poi è stato tradotto in una maniera completamente diversa, insomma, da Hollywood in Matrix, però in realtà Mona Lisa Cyberpunk ti raccontava che c'erano delle persone che avevano deciso di abbandonare la loro vita corporea per vivere nella rete. Quindi di conseguenza tutt'altro, e venivano fuori tutta una serie di punti interrogativi. Per esempio, mi ricordo di uno spettacolo che vidi super sperimentale al Una delle Festival cose Fringe, di bellissime interessanti appunto che l'arte fa in tutte le sue forme, e aprirti delle domande più che darti delle risposte. d'Europa. Quindi credo che sia molto interessante. Io non ho ancora Questa cosa come tu. sì, è fantastica, è molto interessante anche la capacità di vedere sempre l'altro aspetto. Però mi viene in Una mente cosa. Gunther Anders, che nell'Uomo è antiquato, dice: ma non per forza bisogna scegliere questo strapotere, no, delle macchine rispetto all'uomo, perché poi l'arte cerca una via d'uscita anche in una stanza senza porte, no? Bellissimo. Lo diceva Plinio il Vecchio, Plinio il Vecchio sosteneva che l'origine della scultura è nel calco cultuale, cioè nel calco, nella maschera funebre. Da un certo punto in poi lui stigmatizzava l'arricchimento, diciamo, decorativo dei calchi attraverso l'uso di materie preziose. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.